Il 5 da solo è uno che vive da solo, ma attenzione, Michael Cole, Taz, tutte e due. Michael Cole prima si è beccato uno sputacchione, chiamiamolo della così, mela di Carlito. Taz in realtà non è stato molto amico, no, rideva, rideva, è un po' come fai tu con me, no, ma c'è perché io mica ridevo quando Booker T t'ha legnato, no, sono andato a telefonare a casa, che discorsi. Attenzione però, quello che è successo l'ultimo weekend, vedi Charlie Haas, le due ragazze che si picchiano, Don Marie e Miss Jackie. Sale sul ring, attenzione, interviene Heidenreich, ricordiamo, è il cavallo di razza di Paul Heyman, grand magheggiatore, ermolazza, ma comunque sia, senza dubbio, scopritore di talenti. Ricordiamo che lui ha portato... L'ha portato lui, ho detto. L'ha portato... Va bene, dai, segui il mezzo. Stavo guardando lei... Non capisci più niente. Però, Paul Heyman va contro Michael Cole. Che fa? Ci si legna? Ce l'ha con Michael Cole, Paul Heyman. E vai che parte la rissa e gioca cravatta. Paul Heyman, intanto guardate quel bel brufolone giallo là dietro. Piccolino veramente. Ancora, e sì! È rissa! Parte. Attenzione però! Paul Heyman, Michael Cole, vedo Taz, ex atleta, altro fisico. Paul Heyman scappa. Taz! È il momento anche di Taz! Fa il suo ritorno sul ring, Ciccio! Taz! Ma attenzione, Heidenreich! E forse Taz... Ci ripensa, dire, ci ripensa. Un po' ci ripensa, ci va. E si siede. Prima che mi mangi una corda vocale, visto che mi servono per fare le cronache, mi risiedo. No, ci ripensa! No, ci ripensa! È il grande momento, il pubblico esplode, il pubblico di Corpus Christi, l'America Bank Center Arena. Ed toglie ecco gli occhiali, toglie gli occhiali, non ha paura di Heidenreich, si tira sulle maniche e dice: bene, io vengo da lì, io vengo dal ring, io vengo da quel quadratone e adesso ma attenzione, è buio, attenzione, buio. È arrivato dal nulla! Dal nulla! Sì. Con i ridocchi! Lui! La leggenda! È bastato un momento di buio! Ed Undertaker il becchino! Ricordiamo, tra i due sarà battaglia alle Survivor Series! Undertaker contro Heidenreich! Vediamo ora lo sguardo di Undertaker! E guardate! Undertaker! Heidenreich si guardano uno negli occhi, si guardano. Heidenreich continua a non stare continua fermo, a parlare, cioè... continua a minacciare a lui, a questi 213 centimetri per 145 kg di muscoli, perché uno può essere 145 kg, oh, che fai? Ma non dico niente, dai, ma magari non essere tutto muscoli. Ed eccolo, e mantiene fermo Heidenreich. Heyman dice: amico, ho avuto problemi in passato con l'urna dell'amico, esatto, manager. Lasciamo conosco stare. Conosco bene la situazione. Namosene, vieni qua. Namosene, che abbiamo da fare? Vieni qua. E Heidenreich ascolta, andiamo, ascolta. A casa. Dobbiamo stirare, stendere i panni. La musica di introduzione. Oh, the Tinker! Dall'altra parte, Heidenreich e Paul Heyman. Il suo manager Paul Heyman. Heidenreich dice: stai fuori che parto io, comincio io contro Undertaker. Ma come si è vestito Paul Heyman? In doppio aperto. Cioè, se mi hai preso in giro ti. No, guarda, tu guarda me, dai, guardiamo lì. Io voglio vedere l'incontro, io voglio vedere quest'uomo di fronte ad Undertaker. Sale sul ring, non ti preoccupare che sale sul ring. E mi hai detto una fregnaccia, guarda. No. Andiamo. Undertaker contro Heidenreich. Uno di fronte all'altro. Undertaker a terra, guardate, velocissimo, reazione da parte di lui. Occhi sempre dolci per Heidenreich. I due al centro del ring, Heidenreich. Ricordiamo che si sono conosciuti in un centro di ascolto, facciamo più aspetti sociali. Esatto, diciamo di sì, bravo. Per lo sviluppo del calore familiare. Oh. Uno di fronte all'altro. Allora erano i migliori aspetti sociali. Guardate ancora, Heidenreich, vola, Undertaker,
Non c'è paragone, Chris. Assolutamente, assolutamente, anche come carriera. Nulla da dire tra Ryder e The Undertaker. Ha bronzato Paul Heyman. Probabilmente ha fatto le vacanze di Natale in qualche località bella. Tanto sale sulla ma terza corda. Sarà ancora più abbronzato tra un po'. Assolutamente. Sarà totalmente cianotico. Chris Legacati, quanti secondi vuoi per Undertaker? Quanti secondi vuoi per Ryder? Curriculum. Quanti secondi? Allora, ce ne vogliono due per Heidenreich. Niente. Niente. E tanti per Undertaker. E tanti per Undertaker. Tanti per Undertaker. Quattro volte campione del mondo. Attenzione però, i 2.14 per 145 kg subiscono adesso grosso colpo. La violenza di Heidenreich contro Undertaker. 1-2. Ma tutti vogliamo vedere Paul Heyman contro Undertaker. Heidenreich difficilmente darà il cambio a Heyman, guardalo, ride, ride contento, gioca con la cordicella. Dice sì, solo alla sfida, tanto mando avanti l'altro. Però arriverà il momento del touch. Handicap match, Undertaker contro Heidenreich. E Paul Heyman, una reazione ora da parte di Undertaker. Ed eccolo, Undertaker in reazione, faccia di Paul Heyman che inizia a preoccuparsi. Niente da fare ancora una volta, reagisce Heidenreich, 1-2, ma niente! Colpo di reni. Si risveglia Undertaker. Ancora Undertaker, la leggenda, 44 anni ormai per lui, 145 kg per 214 centimetri, Paul Heyman. Heyman che incita il suo allievo Heidenreich. Attenzione Undertaker! Lo vedo molto male in questo momento Heidenreich, Ciccio. Si è svegliato Undertaker. A questo punto Heidenreich deve dare il touch perché ha subito dei colpi. Niente. E dando il touch si arriva all'apoteosi di SmackDown. Undertaker contro Paul Heyman. E noi aspettiamo solo quello. Bentrovati, Giacomo Cicciovelletti con voi, Christian Calcati. Heidenreich scaraventato da Undertaker, ancora piedone per Undertaker. Heidenreich a terra, deve arrivare, guardate la faccia, ben più preoccupato ora di Paul Heyman. Sale sulla terza corda sicuramente Undertaker, guarda la sua Ed solita eccolo. Camminata. Vola! E adesso potrebbe arrivare il touch. Undertaker sta guardando lo stage, forse sta succedendo qualcosa. Cosa sta facendo? Girati per lui, attenzione! Che succede? Sono i druidi di Undertaker, i suoi due avversari in queste bar. Diciamo che tu spieghi, io mi tocco. Cioè, va bene, va bene. Perché, cioè, allora, le bar che ci fanno? Deve finire dentro qualcuno in quella bar. Allora, le bar sono per qualcuno. Attenzione! Il grande momento! Gli ha dato il touch, quindi deve combattere. Guarda, vai lì, vai tu, Paul Heyman! Ho altro da fare, ciao! Heidenreich, cuor di leone scappa. Se n'è andato. Cagheti da dos, via! E adesso c'è lo spezzatino. L'ha visto! Ha guardato! Bellissimo! Undertaker su Paul Heyman! Quello che aspettavamo! Aspetta, gli ha detto, non c'entro niente io. Dobbiamo parlare, gli sta dicendo. Ma guardate lo sguardo di Undertaker. Lo prende. E attenzione, ci prepariamo. Subito. Tom stompa il driver su Paul Heyman. Ed eccolo, giù a terra. Connette la tombstone di Undertaker. Un figurone da parte di Paul Heyman. Guarda le bare di Ben. Ci finisce dentro, Ciccio? Ma non solo, ma ci rimane anche un po' di anni. Guardalo. Paul Heyman, cosa dici? Penso di sì, eh? Sì, assolutamente. Non ha grosse forme di... No. Ciao, Paul Heyman. Ci si vede. I tuoi amici più cari. Chiuso nella bara. Paul Heyman. I druidi possono riconsegnare al mittente. Undertaker. E Paul Heyman. Salutato, dentro la bara è chiuso. E la bara aperta. Attenzione però, c'è una bara aperta. Molto probabilmente Heidenreich non è riuscito a scappare alla vendetta. È scappato. Ma c'è un nome, Heidenreich, su quella bara. Undertaker ha deciso così. Eccolo, lingua fuori.